nel vortice della vita di Edvard Munch, nato in Norvegia 1863, morto nel 44. Un uomo che ha vissuto 81 anni. Qui c'è un suo tipico quadro, quasi un autoritratto già in partenza. Ed è un autoritratto che dà l'idea della grande melancolia, di cui parleremo sicuramente in seguito. La prima parte riguarda il vortice della vita, cioè quello che lui ha trovato, sofferto, vissuto, e non è stata certo una vita facile. Il secondo punto riguarderà il tramonto come un incubo cosmico e qui abbiamo il suo quadro più famoso che è l'urlo appunto di Edvard Munch. La terza parte riguarda questi autoritratti che io ho chiamato disperati, specialmente quelli che riguardano l'ultima parte della sua vita. Nessun altro artista tra 800 e inizio del 900 ha sviluppato come lui il linguaggio pittorico basandosi soprattutto sul privato simbolico, tolto forse Van Gogh, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente. I quadri si basano soprattutto su esperienze personali, drammatiche, inquiete, e Munch ha messo in scena i drammi della sua vita, li ha accompagnati con il simbolo, come emblema di uno stato d'animo. Per esempio, il famoso urlo o grido è simbolico rispetto a che cosa si sta muovendo intorno a lui e dentro di lui. Quindi può essere considerato un simbolista. La sua opera si svolge prima e dopo la Prima Guerra Mondiale, tra una desolazione del preannuncio di una catastrofe e delle conclusioni pessimistiche per il futuro, con milioni di morti, come ben sappiamo. Munch scrive nei suoi diari: «La mia arte ha le sue radici nelle riflessioni sul perché non sono uguale agli altri, sul perché ci fu una maledizione sulla mia culla, sul perché sono stato gettato nel mondo senza poter scegliere. Ho dovuto seguire un sentiero lungo un precipizio, una voragine senza fondo. Ho dovuto saltare da una pietra all'altra. Vivo la mia vita in compagnia dei morti, mia madre, mio padre, mia sorella, mio nonno. Una confessione tragica, anche se poi in realtà la sua vita, almeno la prima parte, quella più lunga, è pieno di successi dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico. Riesce ad esporre, per esempio, neanche trentenne, a Berlino in una grande galleria e lì è il primo grande successo. Eppure lui ha vissuto 80 anni, appunto, facendo circolare le sue opere all'inizio del Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale in quasi tutte le gallerie del mondo, molto apprezzato in Norvegia. Sarà così contento della Norvegia che gli ha dato i natali che regalerà al Museo di Oslo tutte le sue opere. Diciamo allora che è il massimo esponente del simbolismo post-espressionista. Abbiamo già detto che il simbolo sta per lui a rappresentare qualche idea di fondo, soprattutto riguardo alla psicologia di se stesso e del mondo. Scrive ancora: «La mia arte non è malata, come scrivono i critici ignoranti. La mia arte non si può staccare da chi l'ha prodotta, ma anche si sorregge sull'allegoria e sul simbolo». Ecco perché prima di arrivare alle vere e proprie immagini degli autoritratti come questo è un autoritratto potentissimo, ritratto in verde, prima di arrivare agli autoritratti ci fermeremo su alcuni capolavori che,
seppure parlano di paesaggi, di notti innevate, di fiordi, di mare, sono comunque degli autentici autoritratti dello stato d'animo dell'autore. Questo è il primo autoritratto a 23 anni. Bisogna dire che qualcosa rispetto alla sua famiglia. Cioè, il padre era un tenente medico che viveva in un campo dell'esercito. La madre era di origine contadina, ma già minata dalla tubercolosi. Edward qui è ventenne, quando aveva 5 anni la madre muore appunto di tisi. La prima sorella, Sofia, muore di tubercolosi. Un altro fratello è ricoverato in psichiatria. Quindi questa prima parte della sua vita è una parte di totale sofferenza. Vive nella città di Cristiania, che era l'antico nome di Oslo, dove il padre si trasferisce, e lì la Cristiania è un primo tentativo di vita che io chiamerei hippie. Cioè la libertà più assoluta delle persone che ci abitavano quasi in una comune. È un bohemien, fa studi di ingegneria e a 23 anni fa le prime mostre. Questo è il primo grande quadro che gli dà notorietà. Si intitola La sorella malata. Come vedete, siamo in pieno espressionismo, quasi tedesco. Con questa malata, sua sorella, che è in piena luce, vedete, il cuscino dietro è in piena luce, assistita da una persona più anziana, ma questo dar la mano, allora tutto il chiarore di questo quadro sta nel fatto che le due mani si incontrano. E poi l'unico riferimento rispetto alla malattia è quel bicchiere con la medicina in basso su un piccolo comodino. E questo è la cosiddetta melancolia. Scrive a proposito di questo quadro: camminavo lungo il mare. Le rocce sorgevano sull'acqua come mistici esseri marini. Il mare blu scuro e viola saliva e scendeva. L'acqua singhiozzava e succhiava intorno alle rocce. Lunghe nuvole grigie striavano l'orizzonte. Sembrava che ogni cosa fosse morta, come in un altro mondo. Un paesaggio di morte ed io ero lì. Vedete anche quelle piccole figurine in lontananza, quasi su. È anche una barca senza nocchiero. La nostalgia malinconica di una donna in bianco là in fondo. E Munch vuole rifuggire da questa scena come in un ricordo melanconico. Tutte le linee diventano rotonde, questa sarà un'altra sua caratteristica. Il cosmo si muoverà insieme con lui e con le sue malinconie. Un'altra opera molto importante è questa che si chiama Vampiro. Scrive sempre Munch a proposito di quest'opera. I suoi capelli rosso rame e rosso sangue si erano impigliati in me come serpenti. I loro lacci più sottili si erano avvolti intorno al mio cuore. Naturalmente, per quei tempi, e anche per Munch, la donna è santa e meretrice nello stesso tempo. È una vergine madre, ma nello stesso tempo è una femmina assassina. Munch non avrà mai un rapporto, o meglio, tenterà di avere un rapporto continuativo con la sua modella e con altre modelle, ma il ménage non durerà. L'uomo è troppo pieno dei suoi incubi, se volete, ma anche della sua pittura. È un uomo che dipinge molto e disegna molto, fino ad arrivare al grande prototipo che tutti conoscono di lui e che si intitola Melancolia. Scusate, si intitola Il Grido, ma non è soltanto il grido, è anche l'urlo.
o urlo o grido, dipende da come lo si interpreta. Anche qui ci sorregge quello che scrive in seguito al successo, al grande successo avuto. Munch dice: camminavo lungo la strada con due amici. Guardate che non c'è migliore descrizione di quella che fa l'artista stesso. Dunque, camminavo con due amici. Il sole tramontava. Il cielo si tinse improvvisamente di rosso sangue. Mi fermai. Mi appoggiai a un parapetto sul fiordo che era azzurro. I miei amici continuavano a camminare, ma io tremavo di paura e mi sentii un grande urlo infinito che attraversava la natura. Naturalmente, e questo è il nostro commento adesso, è una natura instabile, come è instabile tutta la composizione. A parte questa linea diagonale che va verso il fondo e che fa vedere l'indifferenza dei suoi amici che stanno là in fondo. Però il volto di Munch, si presume, diventa un teschio. È un teschio urlante, come sembra accennare al fatto che ha la bocca aperta, o è l'urlo della natura che grida. Tanto, grida così tanto l'urlo della natura in movimento che questo ectoplasma che sta davanti si tura le orecchie, come a non sopportare il grido della natura. Più che un uomo, in questo caso è un simbolo, è, dicevo, un ectoplasma, quasi senza scheletro, vedete, non ha corpo, privo di capelli, è un po' deforme. Insomma, qui c'è tutta la lezione che sta dietro, la lezione filosofica che sta dietro, oltre alla esperienza personale. La cultura di Freud, l'inconscio, il subconscio, di Nietzsche, di Schopenhauer e poi i suoi amici norvegesi, tutti abbastanza inquieti come Strindberg, come Ibsen. Insomma, l'esplorazione di questo totale abisso dell'inconscio. E veniamo agli autoritratti. Questo autoritratto è del 1895, quindi siamo dal 63 al 95, insomma, 93, siamo sui 30 anni. E qui è l'autoritratto cosiddetto col fumo. Dunque c'è una trama luminosa e opaca nello stesso tempo. Si lega molto a quello che abbiamo visto prima del ritratto della sorella malata. Tutto il bianco che salta fuori è quello del polsino e anche quello del colletto e soprattutto di questa sigaretta col fumo che va in alto. È inutile che ricordi che il fumo della vita si dissolve nell'aria, no? Le esperienze finiscono, rimane il ricordo, però anche quello svanisce come fumo di sigaretta. Lui stesso è colpito, no? È quasi un ritratto allo specchio, mentre si specchia, ed è anche colpito in piena luce, è colpito anche lui da questi ricordi, no? E dal fatto che qualcuno stia fissando il momento nel quale i suoi ricordi emergono. Quindi è un autoritratto molto, molto forte e importante. Ho messo questa autoscatto, questa fotografia di Munch stesso, che qui è un aspetto molto più giocoso, però sempre molto pensieroso, ed è lui che sta facendo la maglia, no? Nelle lunghe serate, però vedete come si è messo elegante per farsi ritrarre. Altro grande autoritratto, autoritratto all'inferno. 1903. Qui Munch è tra le fiamme dell'inferno e il nero del buio, diciamo tra buio e luce. E proprio si intitola Ritratto all'inferno. Dopo
l'ha dipinto dopo una violenta separazione con la sua compagna del tempo che si chiamava Tulla Larsen. E tra l'altro questo rapporto, questo ménage a due è finito male perché è partito un colpo di rivoltella, non si sa bene chi l'abbia sparato, se lei o lui, che lo ha colpito di striscio al collo. Tant'è vero che in questo autoritratto c'è questa fascia rossa intorno al collo, proprio è una pennellata rossa per significare il fatto che lui fosse in un momento infernale, no? Tra le fiamme dell'inferno. Non si sa bene chi abbia sparato il colpo. Questa è una fotografia ufficiale che dimostra esattamente quello che dicevamo prima, cioè che Munch è sì angosciato, è un uomo che vive nel suo tempo, è un simbolista, è tutto quello che volete, ma è anche un uomo di successo. E il primo grande successo ce l'ha a Berlino, ma poi anche in patria. Viene riconosciuto subito come un grande artista e i musei cominciano a collezionare. Guardate che l'urlo di Munch è stato rubato e ritrovato almeno due volte dai musei del mondo. Quindi qui è un uomo apparentemente pacificato, pronto per quasi per andare a ricevere un Nobel dalla regina di Svezia. Ma sono gli ultimi autoritratti, quelli che più sono pesantemente marcati dal suo invecchiamento. Uno di questi, non ancora così vecchio, è un autoritratto con giacca blu. Si dice, ma da chi ha imparato a dipingere Munch? Beh, ha imparato sicuramente all'Accademia dove dove seguiva studi regolari, ma ha imparato soprattutto guardando a quelli che erano i pittori diciamo, dell'870-880, che erano gli impressionisti e poi i pointillisti, con l'idea comunque che tutto provenisse da questa semplificazione che veniva dall'Oriente, cioè dalle stampe giapponesi. In questo caso, vedete questo autoritratto con la giacca blu, è un autoritratto che è fatto solo di segni, mi ricorda molto Van Gogh, ad esempio, di segni che in questo caso diventano delle linee con colori, diciamo, primari, no? O minimamente secondari. E la sua espressione è comunque un'espressione di attesa, come vedete. È un uomo d'accademia, è uno che sta sperimentando uno stile pittorico diverso che poi regolarmente abbandonerà in funzione non più della linea, ma della sinusoide. La sinusoide, come ci ricorda anche la notte stellata di Van Gogh, è sempre simbolo di partecipazione panica con la natura, cioè tutto si muove intorno a me e con me. E questo è uno dei tanti autoritratti che troviamo ben documentati a Oslo nel museo, appunto Museo Munch, di una immagine del suo atelier. Il suo atelier è lui stesso così un po' anziano, no? Molto dimagrito. Quasi stecchito, che guarda alcune sue opere, in particolare guarda quelle due opere non messe lì a caso, che sono due figure femminili, una più posata, probabilmente la figura femminile della persona con cui è stato più lungo tempo, dietro una specie di donna puttana, secondo i canoni del simbolismo del tempo. Questo è uno dei ritratti più domestici, quasi un autoscatto, come a dimostrare anche il passaggio del tempo. Passaggio del tempo che viene molto pesantemente dimostrato da questo altro autoritratto, che è chiamiamolo, l'autoritratto della notte inquieta. Qui c'è una agitazione interna molto forte di una persona che non riesce più a dormire, una persona che si affaccia nella notte, che vede dei bagliori fuori, magari di un'alba che sta nascendo, ma che non ha più voglia di guardare. Guardate per esempio quelle occhiaie profonde, no? Che ti fanno capire una profonda sofferenza di un uomo che
non è che non accettasse la sua età, non accettava di essere così tormentato fino alla fine. È pieno di bagliori tra la luce e l'ombra. C'è questo mobiletto a destra, che è un mobiletto laccato, con queste pennellate chiare che delimitano appunto lo spazio, ma lui che appare proprio come un fantasma nella notte. Appare da sinistra, si presenta a noi come colui che è sopravvissuto a una notte molto, molto difficile. Uno degli ultimi autoritratti è questo, impietoso, è l'autoritratto malato. E qui abbiamo la testimonianza della famosa febbre spagnola. Siamo in presenza di un letto disfatto, come vedete là in fondo, fatto soltanto di linee, no? Come un cuscino sfatto, è in veste da camera, ha un moto di stizza, no? Nei confronti di se stesso che si ritrae, e quindi è come a dire lasciatemi in pace, lo devo fare per forza per testimoniare. Sotto e dietro ha scritto queste parole: La riverisco, signora morte. Ma ho ancora delle cose da compiere. E queste cose da compiere sono comunque il gusto della pittura, dovuto non tanto al soggetto, ma per esempio a questa parte a destra in basso, che è quella della sedia gestatoria, ma piena di colori. Questi colori che stanno quasi per essere abbandonati. Davanti al grigiore di quello che dovrà venire. E anche testimoniato da quella coperta così variopinta, ma che non è più una coperta, ma è soltanto un blocco di pesante accenno, appunto, simbolista. E poi l'ultimo autoritratto è questo, anzi no, ce n'è un altro prima, che è l'interno, no? Con la sua modella, e anche qui vedete il letto sfatto ritorna, che è sulla parte destra, c'è la testimonianza quasi di un omaggio a Matisse nel tappeto di fondo, c'è un tavolino sulla destra e soprattutto davanti il suo autoritratto sta dietro il ritratto della sua modella, in veste da camera anche lei, in veste in déshabillé. E lui è rigido, è sofferente, però ha sempre questo vestito con la lavalier, con la galetta nera, no? Che sta dietro e guarda alle spalle la sua modella. E infine, l'ultimo, che è questo, si chiama Autoritratto tra l'orologio e il letto. Questo meriterebbe davvero una descrizione molto più lunga di quella che sto facendo. Innanzitutto c'è la sua persona rigida, quasi non tocca neanche terra, no? Ma è quasi una figura che vola, che va verso l'alto. La figura che vola verso l'alto è controbilanciata da un'altra figura che è quella di un quadro, di una donna nuda. Anche lei che sta in verticale, sta verso l'alto. La pendola sulla destra è verticale anche lei, la pendola che segna sicuramente il tempo del tempo che sta passando. Quindi anche questo è un quadro estremamente simbolista perché sta tra il tempo e il letto. E guardate il letto come è matissiano, come è soltanto rappresentato da una serie di linee rosse, nere, blu, grigie, che stanno a significare una coperta che non esiste, una coperta bianca che non esiste. E tutto è semplificato, compreso la parete di fondo, che è sempre parte del suo atelier, e che presenta questi piccoli quadri, piccoli quadretti di un espressionismo abbastanza marcato, ma comunque sempre di ricordo giapponese. E con questo finiscono gli autoritratti. Però mi preme, prima di finire, dire due o tre cose rispetto al lavoro di Munch. Purtroppo per molte persone Munch è soltanto l'uomo dell'urlo
o del grido. Ma Munch ha messo in scena se stesso attraverso i drammi di tutti, attraverso i drammi psicologici e sociali di quel tempo, ma anche del nostro tempo. Ecco perché è così di attualità. Scrive ancora: la mia arte è una autoconfessione. Con la pittura cerco di chiarire il mio rapporto col mondo. Eppure ho sempre pensato che la mia arte potrebbe essere d'aiuto agli altri per chiarire la loro stessa ricerca della verità. In questo è sicuramente un postumo di quello che diceva anche Van Gogh, cioè che la sua arte doveva servire al benessere dell'umanità, cioè a fare in modo che l'umanità conoscesse meglio se stessa, pure all'interno di un grande dramma, che è quello della vita e della morte.